Dora e Goffredo portano a casa per la prima volta Cesare, mentre Michelle si interroga sulle nonne 2.0. Allora, in questa nuova veste di nonnitudine ho scoperto una cosa molto interessante, cioè che l'Italia pullula di nonni e nonne quarantenni, ma c'è una sorta di tabù e non vogliono farsi chiamare nonni, oppure hanno paura a dirlo, a dimostrarlo, a portare alta la bandiera della nonnitudine. Insorgete, nonne! Oggigiorno la nonnitudine non ha più a che fare con l'età. È uno state of mind. La nonnitudine è una cosa meravigliosa. E nel 2023, con tutte le battaglie che stiamo facendo, vuoi non battagliare per dimostrare che la nonnitudine non è collegata all'età anagrafica? Taggatemi e mandatemi le vostre foto che vi riposto. In questo periodo è vero, ci sono parecchie nonne quarantenni. È anche vero che le nonne a tutte le età sono brave e belle.